In questo video vi parlerò della SCIA, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività. Vedremo per quali interventi è richiesta, la procedura di presentazione, i tempi, i costi e le eventuali sanzioni in caso di tardiva o mancata presentazione dell'istanza. Prima di partire, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, così sarete sempre aggiornati sulle guide che pubblicheremo. Partiamo dalla normativa. La SCIA è un titolo edilizio introdotto dalla legge 122 del 2010 e per quanto riguarda la sua applicazione nel campo dell'edilizia, sostituisce la DIA, ovvero la denuncia di inizio attività. La normativa di riferimento è il DPR 380 del 2010, articolo 22 e successive modifiche e integrazioni. Per quali interventi è richiesta? Vi servirà una SCIA in caso di interventi di manutenzione straordinaria su parti strutturali dell'edificio, interventi di restauro e risanamento conservativo riguardanti parti strutturali dell'edificio. Per parti strutturali dell'edificio cosa intendiamo? Intendiamo muri portanti, solai, travi e pilastri. Ora vediamo qualche esempio di interventi soggetti a scia edilizia. Modifiche forometriche esterne, quali apertura o chiusura di porte, finestre e lucernari. Apertura di fori porta interni su muri portanti. Realizzazione di scale interne o esterne, quest'ultime che non comportano un aumento della superficie complessiva dell'edificio, sostituzione e rifacimento del solaio, realizzazione di nuovi balconi e terrazze che non comportano un aumento della superficie complessiva dell'edificio. Chi può presentare la SCIA e dove va presentata? Può presentarla chi è titolare di un diritto reale sull'immobile e deve presentarla allo sportello unico del comune, accompagnata da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali. Il tecnico ha anche il compito di asseverare due cose: la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Parliamo ora del modello SCIA. Il modello SCIA è suddiviso in tre sezioni e la pratica completa contiene il modello SCIA, gli elaborati grafici, la documentazione fotografica, l'eventuale documentazione per il rilascio di atti di assenso obbligatori, la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, l'eventuale ricevuta di pagamento dell'oblazione in caso di interventi in corso di esecuzione o già eseguiti, l'eventuale dichiarazione di assenso di terzi proprietari, i documenti di identità del dichiarante, di terzi proprietari e del progettista, la notifica preliminare, quest'ultima quando l'intervento rientra nei casi di nomina del coordinatore per la sicurezza, ovvero quando nel cantiere intervengono due o più imprese. So che la lista è molto lunga e che forse avrete molta confusione, ma se vi affiderete ad un buon tecnico sarà lui ad occuparsi di queste cose. E se iniziate i lavori senza presentare la SCIA? Potete ricorrere alla SCIA tardiva. La pratica è molto simile, ma dovrete dichiarare che avete già iniziato i lavori, pagando una sanzione che ha un importo minimo di 516 euro. Se invece concludete i lavori senza aver presentato la SCIA, potete ricorrere alla SCIA in sanatoria. In questo caso ci sarà un accertamento di conformità dell'opera e dovrete pagare una sanzione che va da un minimo di 516 euro ad un massimo di 5.164. Se presentate oggi la pratica, quanto dovete aspettare prima di cominciare i lavori? La pratica è esecutiva già dalla data di presentazione all'ufficio tecnico comunale, per cui potete cominciare i lavori già da subito. Ricordatevi però che dal momento della presentazione l'amministrazione ha 30 giorni di tempo per verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti, la regolarità della documentazione presentata. Ricordate una cosa molto importante: la SCIA ha una validità di 3 anni dalla data di inizio dei lavori. Se non concludete i lavori entro questo termine, dovrete presentare una nuova segnalazione. I costi di una SCIA si dividono in diritti di segreteria e competenze del tecnico. Per quanto riguarda i diritti di segreteria, ogni comune ha il proprio tariffario che dovrete trovare all'interno del sito internet del comune. Per quanto riguarda invece il compenso del tecnico, varia in base al tipo di intervento e alla dimensione dell'immobile. Vi consiglio di contattare un tecnico della vostra zona, così da ottenere un preventivo preciso e dettagliato. Ok, i lavori sono finiti, dovete fare qualcosa? Certo che sì, dovrete presentare una comunicazione di fine lavori. Nello stesso momento il progettista o il tecnico abilitato dovrà rilasciare il certificato di collaudo finale. Questo certificato va presentato allo sportello unico, all'interno del quale si certifica la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA edilizia.
Se c'è stata una modifica al classamento, il progettista presenta inoltre la variazione catastale. In caso contrario, si allega una dichiarazione che le opere non hanno comportato modifiche al classamento. So che l'argomento è un po' tecnico, pertanto se avete domande scrivete un commento qui sotto e vi risponderò il prima possibile. Date un'occhiata alla descrizione perché troverete la mia guida sulla CILA e altre guide sulla ristrutturazione della casa. Se avete bisogno di un geometra nella città di Padova e provincia, potete contattarmi, i miei riferimenti sono sempre qui sotto nella descrizione. Condividete il video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, ci vediamo alla prossima puntata, un saluto da Davis!